parlaci un po' di te, dici un po' chi sei, una breve sintesi del tuo curriculum vitae e come sei diventato geologo. Non per passione, non è che da bambino andavo a raccogliere le pietre, i fossili, le conchiglie, ma quando ho finito il liceo classico Francesco Petrarca di Trieste, qualcuno mi aveva detto che se per caso facessi questa facoltà che si chiama geologia, al terzo anno avrei avuto già un contratto perché l'AGIP, ti sto parlando fine anni 50, 55, 56, cose di questo genere, già dava un contratto a quelli che non erano ancora laureati al terzo anno, per cui io non avevo particolari passioni. Inoltre, a Trieste non c'era la facoltà di geologia, un'occasione per scappare via dalla madrepatria, e sono andato a Roma. La unica cosa che succede che quando sono arrivato io al terzo anno era finito tutto, la GIP non prendeva più nessuno. E con una moglie e con una bambina di 6 mesi ci siamo ritrovati in Australia come emigranti, dove lì ho lavorato per 2 anni e mezzo o 3, e poi sono andato a ristudiare all'Imperial College di Londra, perché qualcuno mi aveva detto che era molto importante. Ed forse lo era, perché dopo da lì è cominciata la mia attività internazionale per conto di ministeri, di ONU, di società multinazionali, cominciando dall'Africa, dalle isole Salomone, poi in Sud America, insomma, chi più ne ha, più ne metta. La mia esperienza è stata più che altro basata sulla ricerca di materie prime, cioè di sostanze utili, cercando di capire. A questo punto approfitto del fatto che stavi parlando appunto del lavoro che stai facendo a Djibouti per introdurre il tema delle materie prime, cioè tu sei lì praticamente per vedere cosa viene fuori dalla crosta terrestre e cominciamo quindi a entrare nell'applicazione pratica della vita di tutti i giorni, cioè per vedere cosa, che materie escono, se si può fare che cosa, cioè qual è l'applicazione pratica di questo tuo studio. Ecco, se noi volessimo fare una specie di riassunto della sintesi di tutta questa roba, io potrei dire che è stata usata la parola in inglese in molti libri e pubblicazioni perché è veramente sintetica. Estrazione uguale civiltà. Guarda caso, le grandi ere storiche e preistoriche si chiamano età della pietra, del bronzo, del rame, del ferro, e adesso probabilmente potremmo dire che stiamo vivendo nell'era del silicio, per il C, si fa per dire, non esiste questa roba. E io credo che senza l'estrazione, tra parentesi, ben fatta, non ci sarebbe civiltà. In una conferenza a Londra io dicevo, beh, rimarrebbero forse immobili e basta, perché tu guardati intorno, cominci con le piastrelle, cominci con la penna e tutto quanto di roba strana. Non esiste un metallo in natura. Noi cerchiamo di vedere se per caso, siccome c'è ancora bisogno di questi metalli, di rame, piombo e zinco, cerchiamo di capire se per caso ce ne possono essere in quantità economicamente sfruttabili, perché anche lì l'economia, se ce n'è tanto, però che vale poco, non puoi fare niente. Se ce n'è con valori enormi, ma pochissima quantità, non puoi fare una miniera che dura 5 giorni. Per cui bisogna vedere tutte queste cose, quello che potrebbe portare su il prezzo, visto che ancora il metallo è utile, è l'oro, e vediamo se si potrà tirar fuori un poco di rame, un poco di questo, e l'oro che aiuta il prezzo. È una delle professioni più a rischio che ci sono, perché può darsi che dopo tutto il lavoro di superficie che abbiamo fatto, e dopo adesso stiamo facendo i sondaggi, può darsi che la cosa non è economica, tutti i soldi sono andati così, sperando che la Perfetto, prossima quindi volta. non c'è niente di certo, chiaramente fa parte dell'attività vostra di esplorazione per vedere se ci sono opportunità o meno
da sfruttare. Ecco, quello che succede, quindi sotto la terra, ci permette di introdurre il tema importante che ci interessa poi nello specifico, che è quello di come possiamo utilizzare ciò che accade sotto la terra per costruire delle case ecologiche e possibilmente anche antisismiche, sapendo appunto che costruire una casa antisismica, come mi spiegavi, sismica, come mi spiegavi l'altro giorno, da zero chiaramente, non è una cosa particolarmente dispendiosa. Quindi, prima domanda, utilizziamo l'energia che c'è sotto la terra per fare che cosa? Cosa possiamo fare con questa energia? Allora, la prima, la più nota, e credo che gli italiani siano stati all'avanguardia, è l'energia geotermica ad alta temperatura, a vapore, come quella famosa dei soffioni di Larderello della Toscana. Però c'è un'altra geotermica estremamente interessante a scopi edilizi, che sarebbe quella che utilizza la differenza di temperatura tra la superficie e sottoterra, ma senza arrivare a 1000 metri, a 90, 100, 110 metri. Quello che si fa, apro una parentesi per dire che in questo momento i leader in questa tecnica edilizia sono, guardate, non gli italiani, gli svizzeri, e dopo te racconterò perché, è un poco mi fa dannare che siano gli svizzeri e non noi. Comunque, chiusa questa parentesi nazionalistica, che cosa si fa? Un buco, non di un metro, parliamo un buco di 15 metri, che non costa neanche tanto, sui 90-100 metri, metti un tubo che contiene del gas, un tubo di plastica, che va dentro e ritorna di nuovo su. Pesca la temperatura a 90-100 metri, che è abbastanza costante, e la differenza tra la temperatura in superficie è tale che quando questo tubo entra nella pompa di calore, un'altra parentesi per farvi dire chi sono i più bravi tecnici nel produrre pompe di calore, guarda caso sono i tedeschi. Quindi, allora, la pompa di calore che cosa fa? Prende questo differenziale di temperatura, poi un ciclo, due cicli, tre cicli, fa un certo numero di cicli fino a che riesce a portare l'acqua che è a contatto con questa roba e che va in un serbatoio alla temperatura di 35, 36, 37 gradi che entra nel pavimento in una serpentina. Perché il calore radiante viene dato dal basso, perché il calore va in alto. Qui non bisogna essere né geologi né fisici, ed è molto più facile portare l'acqua da 0, da 10 a 36 gradi, che non a 68-70 come va nei caloriferi. Un'altra parentesina a proposito di caloriferi: in Svizzera, come in gran parte dell'Europa, i caloriferi non esistono più da quasi 30 anni. Siamo noi che continuiamo a farlo. Benissimo. Non è mica finita così. Poi arriva l'estate. Allora c'è un invertitore che fa l'inverso, cioè la pompa di calore lavora al contrario del calorifero, oppure come del frigorifero o come il frigorifero. Dopodiché tu invece giochi su questa roba mandando sulla serpentina l'acqua da 10 gradi e ti raffreddi. Allora, concludo questo esempio perché è fondamentale capirlo. In semplice. A Follonica, qualche anno fa, sono stati terminati tre edifici assolutamente uguali, ognuno con un condominio con 20 appartamenti. Due costruiti in maniera tradizionale, con i soliti mattoni, con la caldaia, con i caloriferi, eccetera, condizionatori d'aria e così via. L'altra super tecnologica. Dall'inizio, cominciando con dei mattoni speciali con legname incollato, eccetera, con dei buchi per mettere l'isolante, eccetera, il costo finale, compreso una quantità di pannelli solari fotovoltaici sufficiente per alimentare tutte le pompe che andava
in una centrale nel centro di questo palazzone di 20 condomini. Esteticamente niente di speciale, ma il bello della cosa, quando si parlava di questa cosa, la gente dice: ma sì, ma quanto avrà costato di più? No, alla fine dei conti sono costati uguali, porca miseria. E alla fine è apparso addirittura un articolo su Corriere della Sera che l'amministratrice di questi condomini, per quanto riguarda il condominio super ecologico, siccome avevano superdimensionato un poco di più i pannelli fotovoltaici che poi andavano in rete, alla fine non solo non gli è costata niente riscaldarsi e raffreddarsi, con un conforto, Mr. Mike, se un giorno vai in una di queste case ti sembra di vivere in paradiso. Certo. Ed è interessante comprendere quindi un punto: costruendo una casa da zero secondo determinate regole e con determinate, diciamo, progettazioni fatte ad hoc, si può arrivare a questo risultato. Ma la realtà qual è? Che oggigiorno abbiamo già un sacco di case costruite e la domanda che ti faccio è: c'è la possibilità, secondo te, di adattare a ciò che è già costruito una soluzione di questo genere economicamente, diciamo, sostenibile, o bisogna buttare giù il condominio e ricostruirlo per avere questa possibilità? Allora, partiamo con oggi e diciamo che da oggi in poi non costruiscono nessun edificio che non sia fatto in questa maniera. Quindi tu metti il futuro in pace da oggi a domani. Adesso andiamo al passato. Allora, tu c'hai una casa, nella fattispecie come quella che ho io nella zona della Sabina, è una casa anni 65-70, quindi fatta senza nessun criterio. Allora adesso ci sono delle possibilità di creare la serpentina, tiri via i caloriferi, ci sono delle possibilità di creare il serpentino, quindi non è che devi tirare, spaccare tutto e rifare, lasci quello che è e fai uno strato che tra la serpentina e la nuova piastrella, o il nuovo quello che sia, ti porta via 5 centimetri. Questo significa che tagli le porte interne di 5 centimetri e c'hai la serpentina essenziale. Poi, se c'hai spazio, fai i buchi geotermici, che non è che costano follie. Dopodiché, devi assolutamente avere le finestre e le porte che siano fatte in questi sistemi moderni, per cui che dal vetro non ti sparisca tutto, e dopodiché ci sono delle pitture. L'ideale sarebbe mettere il cosiddetto cappotto, ma a volte questo non c'è. Ci sono delle pitture che date all'esterno e all'interno, che magari hanno un centimetro di spessore, ti possono ad aiutare a far sì che la dispersione di calore non sia tanto. Allora, questo ha dei costi sopportabili, soprattutto tenendo conto che in un certo numero di anni hai recuperato questo investimento perché, oh, ragazzi miei, oggigiorno il riscaldamento, e se sei in una zona dell'Italia in cui l'estate fa caldo, c'hai delle spese gigantesche per il riscaldamento e per l'aria Certo. condizionata. Eugenolo ci chiede: ma possiamo adattare questo concetto anche nei centri storici? Tu sai che quando vai in un centro storico rischi magari di andare giù e ti tirare su magari un manufatto, ti bloccano tutto, eccetera, eccetera. Quindi è possibile fare, adattare questa tecnologia in qualunque posto? E se sì, se c'è una variazione di costi, se i costi sono differenti per rapporto, diciamo, al posto in cui ti trovi, perché come hai detto tu prima, a Folonica hanno costruito due case, i costi sono stati uguali, una però ha dei vantaggi che si autosostiene, l'altra no. Applichiamo questo concetto sul centro storico, è possibile? Sì o no? E ha dei costi superiori per rapporto al normale o ha dei costi assolutamente uguali? Sì, signor. In questo momento un geologo toscano di cui non faccio il nome perché sennò dopo sarebbe come che io faccio propaganda e pubblicità a qualcuno, stanno, se tu conosci Roma, via Urbana, Non ho il è proprio piacere. vicinissimo a Santa Maria Maggiore. Era dove era la sede, la vecchia sede del giornale Il Messaggero.
Quindi hanno svuotato il palazzo, hanno fatto dei pozzi geotermici, hanno trovato dei resti storici, perché purtroppo a Roma quando fai un buco trovi, hanno trovato la via per poterlo fare e stanno facendo questa roba. Lo stesso geologo con altri stanno mettendo a posto un vecchio convitto di suore, stiamo parlando del 600, a Figline Valdarno. E stanno facendo tutto con questa roba, per cui è applicabile sui centri storici. È chiaro che un appartamento di 12 piani in una periferia di Roma sarà decisamente più difficile, perché siccome noi abbiamo costruito le periferie più orrende d'Europa, perché quando tu esci da Roma, dalle mura aureliane, vai a finire in Cairo. E quindi le case sono una dopo l'altra, non hai spazio. E quindi questo sarebbe relativamente difficile, perché non hai spazio dove devi fare sulla strada i pozzi geotermici. Quindi lì sarà senz'altro più difficile. Però io dico questo, e vale se dopo andremo sulle case antisismiche, Certo. vale per tutte le cose. Perché non cominciamo da oggi? Poi tu oggi ti separa il futuro dal passato, e poi dopo vai sul passato per vedere come lo puoi regolare. Se avessimo deciso certe cose 20 anni fa, che io ho Certo. detto cose 20 anni fa, avremmo che i 20 anni che sono passati sarebbero stati il futuro di 20 anni fa, Ma giusto? è 20 anni che lo dico, è 20 anni che lo dico e mi è venuto in mente che anche Beppe su questi argomenti è molto 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 attivo. E secondo me c'è un po' anche il tuo zampino in questo, perché mi raccontavi che un giorno hai preso l'aereo e hai visto questo capoccione immenso di capelli e ti sei posto una Allora domanda. io ho chiesto, scusi, dico, questo era esattamente 24 anni fa. Era appunto i primi mesi del 2009. E chiedo, beh, scusi, non vorrei confondermi, ma lei sembra Beppe Grillo. E beh, lì, fa lui, e chi vuoi che sia? Dopodiché lui mi dice, beh, siete, gli ho raccontato un sacco di storie comiche della mia vita in tutti i continenti, dall'Africa al questo e quell'altro. Lui si è divertito, abbiamo preso un taxi assieme, siamo scesi e lui mi ha detto: guarda, sono parole sue e io ho buona memoria, l'Alzheimer è molto lontano. Lui mi dice delle parole fondamentali per il mestiere che sto facendo adesso. Quindi si stava preparando per fare tutte quelle robe lì, visto che era stato radiato dalla RAI. Aver conosciuto e conoscere qualcuno che ha un'esperienza di mondo come la tua e che continua ad averla, cosa che io, Beppe Grillo, non ho potuto avere, mi può essere utile. Ed è lui che mi ha dato il suo numero di telefono. Non credo si sia pentito, perché dopo gli ho telefonato e pian pianino siamo diventati amici. Ci siamo incontrati, gli ho anche insegnato un poco d'inglese, che si divertiva come un matto, e qui. Quindi, ma io l'ho frequentato perché io sono il fratello di un attore che non c'è più e se n'è andato un anno fa, che si chiama Mario Maranzana, il quale, come molti uomini di spettacolo e molti uomini anche di potenza, conoscono un solo pronome personale. Indovina qual è? Io. Io non avevo Quindi dubbi. per mio fratello esisteva io e mio, quindi tu, noi, non lo sa. Beppe non è così, se no non l'avrei frequentato. Non solo, ma un'altra cosa, che se Beppe potrà dire quello che vuole, però è vero, Beppe non sembrerebbe, ma è uno che ascolta. Allora, ritorniamo sul, diciamo, nel binario della geologia in tutti i giorni. Abbiamo un paio di domande, una da Inixor, che è una domanda di una semplicità e di un buon senso unico, perché ci dice: ma se è così, se costruire una casa con questa tecnologia non costa di più,
Perché gli ingegneri e gli architetti non la applicano? Perché, e questo è chiaro come la luce del sole, siamo un paese di buzzurri, se posso usare questo termine, che non voglio usare altri. D'accordo. Quindi, gli svizzeri stanno usando questo non solo per le case di residenza, ma lo stanno provando per capannoni industriali, per supermercati e ora per aeroporti. E noi stiamo a guardare. Noi continuiamo a fare case con i caloriferi, con tutto quanto, con tutto questo e quell'altro. Un altro episodio, ritorniamo a quello di Follonica. Per inaugurare tutto questo ambaradam di questa casa super ecologica, il sindaco di Follonica metteva i bastoni tra le ruote perché era vittima di quelli che avevano installato il metano a Follonica. E gli diceva: come sta roba? Vi ho installato il metano e voi non lo usate. Non c'era nessuno con forza sufficiente, ma che te frega a te? E installato il metano, lo useremo per altre cose, lo useremo per le macchine, lo useremo per questo, ma intanto meno consumiamo di questa roba, meglio è. Questa è l'Italia. Allora bisognerebbe, secondo me, ci vorrebbe una dittatura marziana, perché anche una dittatura svedese, dopo un poco vengono qua. Incominciano a mangiare la pasta alla carbonara, questo, quell'altro, tappa, mazzetta di qua, mazzetta di là, andiamo a Remengo. Quindi ci vorrebbe una dittatura extraterrestre che dice: signori, non rompete le balle. Si fa così, pum, tac, ah, chiuso. Leggi di 4 righe. Perfetto. Non verrà dato l'abitabilità se la casa non è fatta così. Punto. Quattro righe. Ok, quindi non è una questione, virgolette, solo o esclusivamente di ignoranza sulla materia, ma è anche un meccanismo che fa sì che il non rispettare un certo consumare gas o cose impone a queste persone di costruire di fatto le case, diciamo, in modo diciamo classico. A questo punto, sempre parlando di case, abbiamo ancora 14 minuti e vorrei dedicarli a parlare appunto diciamo, dell'attività in cui la terra si diverte un po' di più, e cioè a muoversi, come tu dicevi prima, di cui effetti noi appunto li chiamiamo eventi sismici di questo movimento. Quindi, in due parole, come nasce in sintesi il sisma, come mi spiegavi ieri col tavolo sul piano non liscio e non che scivola, e la domanda successiva che ti farò è veramente un dramma, è veramente difficile costruire una casa antisismica? Prima spieghiamo cos'è il sisma e poi parliamo della casa. Guarda, per capire meglio il tutto, facciamo un saltino 8.000 anni fa, prima che si cominciasse a usare l'agricoltura. Quindi la gente viveva in capanne di foglie, di legno, di questo, di quello che era. Veniva un terremoto, forse si vedevano che la cosa trema, però non moriva nessuno. Al caso gli cascava la capanna, un tronchetto, un poco di foglia in testa ed era finita così. La colpa di tutto questo è l'agricoltura. Madonna, cosa dici? E beh, siamo stati così forti da far crescere la roba dove vogliamo noi. E allora a questo punto, se facciamo così, allora non occorre più costruire queste case balorde di legno, facciamo le case di pietra. E abbiamo fatto le case di pietra, incuranti di sapere se per caso questa è una zona che balla o meno. Quindi, a questo punto, le case di pietra sono quelle che cascano quando c'è il terremoto. Adesso noi conosciamo di più le zone che sono più propense ad avere terremoti, ma più di là non andiamo. Quindi tutta la ipotesi, la chimera di poter prevenire, io se dico prevenzione, non è che dico nel Peloponneso, di Grecia, ci sarà un terremoto di magnitudine 5 da oggi a 6 mesi a questa parte. Dico una cosa che si sa perché comunque già succede, quindi non ho detto nulla.
Quindi le possibilità di previsione sono quelle che limitano un poco di più l'area, ma sempre un'area enorme, limitano il tempo, ti dicono va in un periodo di un anno, ma e cosa facciamo noi? Evacuiamo 10.000 km quadrati per un anno, quindi non si può. La previsione dovrebbe darti con precisione che durante il giorno tal dei tali ci sarà un terremoto potente e quindi vai via, se no così com'è non si può. D'altra parte, se non siamo capaci di dare delle previsioni anche su quello che vediamo, che è la meteorologia, va bene per un giorno, per 48 ore, cale una settimana, dopo un mese non sai che cosa succederà. Quindi siamo fregati. La unica cosa che si può fare è cosa? La prevenzione, cioè costruire sapendo che non c'è solo la gravità che gioca. Se tu ti ricordi di aver visto i capannoni dell'Emilia, avevano una parete così, un'altra parete così e il tetto, non so se mi si vede le mani, sopra. Tutto Appoggiato, sì. appoggiato. Se ci fosse solo che gravità, questa dura da sempre. Però basta che le pareti si muovono un pochettino, la parete casca giù ed è quello che è successo. E allora che cosa bisognerebbe? Fustigare sulla pubblica piazza tutti quelli che hanno costruito in questa maniera, sapendo che più o meno queste zone hanno una sismicità nascosta, ma anche noi abbiamo dei problemi. Perché io ricordo il terremoto del Friuli, l'avrai sentito nominare. Sì, ero piccolino e me lo ricordo benissimo. Perfetto. Quella zona lì non era considerata sismica. Ah È pure. divenuta sismica dopo che sono morti e fatto un casino della Madonna. Allora io dico, durante questo progetto di tutto il Mediterraneo, siccome ogni nazione ha le sue zone sismiche, tu fai le zone sismiche della Francia, metti con quella dell'Italia, il confine non c'è. Allora io dicevo, facciamo come gli Stati Uniti, prendiamo tutto il Mediterraneo, facciamo le zone sismiche, tutta l'Italia sismica, sapendo che una costruzione edilizia antisismica, non per edifici sensibili, ti costa 5% in più del capitolato. Ma siccome noi siamo così buzzurri, spendiamo volentieri 5% in più del capitolato, non per rinforzare la struttura, perché tanto non si vede, ma per le piastrelle firmate, per tutta roba, poi il terremoto casca tutto, poi ho preso le piastrelle e ce l'hai in quel posto. Ecco, Ma siccome qui siamo all'aperto, non dico in quale posto ce l'hai. e ringraziamo per il tuo pudore. In due parole, nella costruzione della casa, perché poi c'è una domanda di Alessandro Borioni. Quindi, quali sono i punti chiave in una casa che deve essere costruita per renderla antisismica, senza entrare in un dettaglio tecnico? Cioè, hai detto prima, se io appoggio così i due pilastri cade, cosa bisogna mettere nei punti chiave affinché nel momento in cui la terra comincia a danzare, comunque la struttura regga, regga, non renga, regga. Regga, non reggae, anche così, potrebbe, anche la casa potrebbe ballare il reggae se è antisismica, ragazzi. Semplicissimo, avrai visto in certi edifici storici che c'è una parete con una specie di barra di ferro, poi questa barra di ferro c'ha un asse di ferro che va fino all'altra parete, la quale esce con un'altra roba. Quindi bisogna che le pareti siano legate. Una volta che sono legate, devi stare attento che anche il tetto sia legato alle pareti. Hai costruito una specie di gabbia e dopodiché, se per caso ti casca qualche cosetta, ma la casa non casca giù, che è quello che vogliamo. Quindi non è. Quindi la cosa più incredibile, tutti i dati che noi avevamo avuto durante questo lavoro del Mediterraneo, è che tutti sarebbero d'accordo che per la edilizia residenziale il costo di una casa antisismica è circa il 5% del capitolato. Allora, ecco quello che dicevo prima. Tu, come per le case ecologiche,
Tu dici oggi, patapum, da oggi in poi, se tutta l'Italia, tranne la Sardegna, non perché sono sardi e che parlano tutto in maiuscolo, il sardo parla tutto e quindi potrebbe essere non sismico, ma perché la Sardegna appartiene alla Spagna, insomma, è venuta giù per così. Quindi, a parte la Sardegna, tutto il resto dell'Italia più o meno è sismico, quindi non vale la pena fare le zonazioni, anche perché se tu prendessi tutto un pezzo di territorio grande come il Mediterraneo, pensando all'Albania, che è poco più grande della Sicilia, l'Albania ha le sue zone sismiche, ma Certo. l'Albania è tutta sismica, vasta, tremendo. Perfino i giapponesi hanno combinato una stupidaggine. Non nell'ultimo terremoto, perché è il tsunami che ha fatto un casino della Madonna. Ma per quanto riguarda la capacità di costruire antisismico, quel terremoto lì, fortissimo, non ha causato morti, non ha causato distruzioni. È venuta quella specie di bestia paurosa che ha causato il casino. Ma avrebbero dovuto dire a caratteri cubitali, signori, è lo tsunami che ha incasinato tutto. Ma plauso alla capacità di costruire antisismico dei giapponesi, che anche loro hanno fatto una scemata, perché il sisma di Kobe l'avevano considerato di seconda categoria, perché anche il giapponino ha le sue zone sismiche. Il Giappone è tutto sismico, non parliamo stronzate. Quindi tutto è sismico, tutto fai così, costa 5%, e di nuovo la forca il taglio. Oggi il futuro va tutto bene e il passato pian pianino la mette a posto. Infatti, quindi possiamo sintetizzare, abbiamo ancora 5 minuti, Yes, possiamo sir. sintetizzare che sia per quanto riguarda l'utilizzo del geotermico, sia per quanto riguarda l'utilizzo dell'antisismico, semplicemente bisogna avere la volontà politica di dire stop, a partire da oggi tutto ciò che è nuovo deve rispondere a queste caratteristiche, tutto ciò che è già costruito, vedere in che modo renderlo antisismico, dove il rischio è maggiore e nei posti chiaramente chiave, come dicevamo l'altro giorno per telefono, l'ospedale, la caserma dei vigili Certo. del fuoco, eccetera, eccetera. Quindi è una volontà politica di lavorare su un lungo periodo e quindi non su una legislatura, ma su un progetto di 20 anni che ci può portare a costi non eccessivi rispetto all'attuale. A veramente fare una rivoluzione utilizzando le conoscenze che abbiamo e la tecnologia di cui oggi disponiamo. E adesso approfitto per porre la domanda di Alessandro Borioni che ci dice: ma perché non costruiamo case in legno? Sono estremamente resistenti agli eventi sismici. Ma da come hai detto tu prima, non è forse questo il problema? Puoi spiegarcelo meglio? Certo, se noi costruissimo il legno, legno è elastico e quindi non pesa, non è rigido e quindi per forza di cose le pareti sono ancorate tra di loro, sarebbe ideale, però abbiamo una tradizione, per me andrebbe benissimo, io ci vado subito in una casa di legno, non mi frega niente, però qui cozzi contro una tradizione che il cliente non è abituato ad andare a una casa di legno, ma se la domanda è assolutamente corretta. Case di legno, abbiamo risolto il problema. Logico, se devi fare la caserma dei pompieri, di legno, magari no. Però ti dico solo, finisco con una roba sola che esiste nei laboratori di ingegneria sismica, una tavola a scossa. La tavola a scossa col computer ti può dare una scossa, una tavola di 5 metri per 5 metri, ti può dare le oscillazioni di un terremoto qualsiasi. Dopodiché, lì gli ingegneri costruiscono con dei mattoni piccoli, costruiscono delle case per vedere a quale intensità questa roba può. Allora io ho chiesto, c'era un ingegnere sismico in Grecia, Caridis, non mi ricordo più, il nome era Caridis, qualcosa del genere. E lui ha fatto una casetta con le pareti non attaccate e sa che cosa ci ha messo intorno? Quando ti arriva un pacco con quella carta gommata con lo scotch marron
Se non hai una roba tagliente, diventi matto, non lo tagli mai. Allora io dico, per ridere, basterebbe prendere uno, c'è una casa, metterebbe, vai con quello scotch lì 100 volte e chissà quanto tiene. Lui ha fatto l'esperimento, ha messo questa roba qui, ha messo lo scotch, ha avuto l'accortezza, sugli angoli ha messo un pezzo di carta in maniera che il taglio, l'angolo del mattone non incidesse. Insomma, ci è voluto un terremoto di notevole magnitudine per rompere questa roba, il che vuol dire che edifici storici con delle cinture metalliche, che poi dopo puoi dipingere, eccetera, li metti intorno quando le pareti sono Solidali, ferme, sì. tu puoi recuperare molti edifici e quindi potresti eliminare i danni, e questo si chiama prevenzione, Prevenzione. che, come ti dicevo l'altra volta, è opposta alla protezione civile. Nell'esempio che io davo, porto i concetti all'estremo: se io Certo. avessi la prevenzione al massimo, arriva un'inondazione, non succede niente, tutto calcolato, tutto fatto. Arriva una frana, non è successo niente, arriva un terremoto, non è successo niente. A questo punto la protezione non ha più lavoro. Certo. Al contrario, se non facciamo nulla, la protezione è sempre che corre. Noi siamo purtroppo un paese di pompieri. E quindi idealmente, le due cose dovrebbero essere sotto un ministero dell'ambiente che le gestisce, ma con due budget, se posso usare questa parola inglese, diversi. E indipendenti, perché se li mettiamo sotto la stessa casa e con lo stesso budget, la protezione civile te mangia tutto, perché è l'emergenza. E Tu non puoi continua, dire in un caso certo. di emergenza: ehi ragazzi, devo andare a mettere a posto quell'appartamento. Dico: ma vale, vengo qua, io ho gente che devo seppellire e devo tirare fuori. Questo è. E se Chiarissimo. noi imparassimo, il mio desiderio, impariamo a fare delle leggi di tre frasi. Io a questo punto, visto che non ho segnali dalla regia, come si dice nelle trasmissioni serie, allora ne approfitto per farti per fare un riassunto un po', Sì. e tu mi correggi se sbaglio. Quindi il problema è prevenzione, cioè cominciamo da oggi un progetto di lungo periodo in cui facciamo coesistere nello stesso cappello un'entità che si occupa della prevenzione, un'entità che si occupa della protezione civile, con budget ovviamente separati. E a poco spostiamo sempre di più quello che è previsto per la protezione civile, quindi per l'emergenza, verso un piano di lungo periodo, per poi arrivare a non aver bisogno della protezione civile perché le cose non succedono. C'era la cosa dell'età, come era Ah la sì, storia di ma infatti, 28 anni? esatto, infatti a questo punto sveliamo, il signor Franco Maranzana ha compiuto 28 anni. Da un mese, solo che questi 28 anni li ha semplicemente, come dire, compiuti per 50 volte di seguito. E questo ragazzo eccezionale che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, io personalmente lo considero come una droga perché non riesco a smettere di fare domande, vista la cultura e la capacità che ha di spiegarci, di spiegare le cose. Io lo voglio ringraziare perché è stato di una gentilezza e di una squisitezza a spiegarci queste cose qua, la pazienza di farci degli esempi. Abbiamo ancora, ci dicono dalla regia, quindi 10 minuti. Allora io li utilizzerei, Franco, per parlare un po' di terremoti. Cioè abbiamo questa cosa che ciclicamente ritorna, tu prima l'hai accennata. Ma vorrei che l'approfondissi un po' di più sul fatto che i terremoti si possono prevedere, i terremoti non si possono prevedere. Ci sono persone che dicono che c'è un gas che esce, che quindi se lo sappiamo identificare, è lo sciame sismico, se lo vediamo prima, lo sentiamo. Allora, una parola fine, semplice, si può prevedere sì o no? E come funziona questo benedetto terremoto? Cioè, cosa succede? Perché c'è un terremoto? Si può prevedere e perché c'è un terremoto?
Siccome che quando noi, se noi facessimo un film, potremmo vedere come questa terra balla, si muova da una parte all'altra da far paura. Mi sembrerebbe quasi ovvio che durante questi movimenti non tutti siano perfetti oleati. C'era qualcuno che diceva in quella famosa faglia della California, dico, per evitare dei terremoti potenti, sarebbe bene che noi mettessimo dei lubricanti lungo la faglia. Beh, non basterebbe tutto l'olio che abbiamo prodotto da 10.000 anni a questa parte per i prossimi 10.000 per lubricare questa roba. Quindi, ma il concetto è questo. Se uno potesse far sì che i movimenti siano sempre dolci, il terremoto non avviene. Però ci sono delle asperità. E come dicevo prima, se io sposto un tavolo su un pavimento di marmo che hanno appena messo la cera, io lo sposto dolcemente e tutta la roba che è sul tavolo non si muove. Però in una casa normale ci può essere qualche piccola asperità, io spingo, arrivo a questa asperità, cerco di spingere un poco più forte fino a che passo questa asperità. Quindi il movimento che era dolcissimo improvvisamente si arresta, acquista una repentinità tale che quello che avevo sul tavolo balla tutto. Ritorniamo a noi, solo che qui sto parlando. La Francia, sai quanti chilometri quadrati ha? C'ha mezzo milione di chilometri quadrati. Ed è, dal punto di vista delle placche, una robetta da niente. Facciamo 1 milione di chilometri quadrati, cioè mettiamo la penisola iberica con Spagna e Portogallo e Francia insieme fanno 1 milione. Già, una cosetta, sempre piccola, perché le placche possono essere enormi. Ma anche se fai 1 milione, e come ti dicevo prima, il movimento di scorrimento, che in termini corretti sarebbe reologia, non nel senso di reo, perché cacchio in Italia saremmo felici, perché, madonna, ci sarebbe una reologia da quella da far paura. Comunque, chiamiamola scorrimento. Che il povero Wegener, che forse qualcuno si ricorderà questo nome, l'aveva pensato già negli anni 20, guardando la somiglianza del Brasile e del Golfo di Guinea dell'Africa. Però lui pensava che si muovessero i continenti che hanno una altezza, una profondità di circa 17-18 km. No. Esiste un'altra superficie che va fino a 50, 60, 40, 50, 60 km, dove già è tutto più molle e quindi c'è questa roba che si muove e i continenti sono una zattera sopra questa roba. Quindi qualcuno va sotto, qualcuno va per così e i terremoti sono quando ci sono questi momenti di difficoltà. Quindi è impossibile per la Terra non avere i terremoti, sarebbe come negare il suo sviluppo. Sarebbe come avere un bambino che cresce e tu lo metti sotto una roba e fai affinché non cresca. Quindi fa parte dello sviluppo. Il guaio della faccenda è che lo sviluppo della Terra è una cosa e lo sviluppo nostro è totalmente diverso. Sono due cose assolutamente indipendenti e alla Terra di noi non gliene frega assolutamente nulla. Quindi ci sono delle zone, tutta la zona della fossa lungo la costa occidentale del Sud America, Cile, Perù, Madonna, ogni momento, la costa della California, cioè New York, Argentina, già molto di meno. In Europa abbiamo l'Italia, il Mediterraneo, l'Algeria. Poi andiamo a finire nell'Iran, e dopodiché Giusto, vai dall'altra parte, c'è tutto quanto la costa Giappone. giusto Quindi per come approfittare, siamo?
L'immagine che l'altro giorno mi avevi dato, se andando alla velocità dell'anno, del secondo un anno, eccetera, eccetera, noi vedremo la Terra, se la lanciassimo questo film alla velocità normale, vedremo questa palla e queste zattere che si spostano fino a riunirsi in una pangea e poi si rispostano, si allontanano in una danza costante e continua a ritmi chiaramente impercettibili per noi, che comunque dà la sensazione del movimento e che questa Terra praticamente, a seguito di questi movimenti, alla fine cerca di ritorna tutta in questa pangea, in questi, si riattacca per poi rilasciarsi e continuare in questa Bravissimo, danza. avete capito esattamente e quindi noi siamo un episodio di poca roba che Sì. vive come piccoli insetti sopra questo pachiderma che si muove. Ecco, ultima domanda che abbiamo 5 minuti ancora e mi piace, mi sono contento di avere la possibilità di farla, è qual è l'interazione tra la geologia e la biologia sullo studio delle origini della vita? Cioè, tu sai che sappiamo, ci dicono che può darsi che la vita sia arrivata per una meteora e che quindi c'erano delle proteine, c'era qualcosa che ha scatenato. Ecco. È vero, c'è qualcosa di fondato, c'è un legame tra le due cose? Sicuramente che c'è, a parte i nomi, perché geologia c'ha la sua contrapparte in geografia. Hai parlato di biologia, biologia sarebbe lo studio della vita, biografia non c'entra niente, e invece è lo studio della vita di qualcuno. Si fa per dire. Certo. Ritorniamo alla geologia. Certo, però è possibile che i primi monocellulari possono essere arrivati per via di fulmini, per via di qualche cosa che possa avere attivato la connessione di atomi di carbonio con atomi di ossigeno, che possano aver creato qualche primo batterio, qualche primo monocellulare, ma parliamo di 2 miliardi di anni fa. La vita vera e propria si è cominciata a sviluppare, perlomeno come la conosciamo noi, 500 milioni di anni fa, con le ere geologiche, il Cambriano e Permiano, questi nomi qua che non li vado neanche a specificare. E quindi noi, a questo punto, quello che ci riguarda noi arriviamo un mese prima della questione dei secondi, perché tutto nasce dal fatto che al momento dell'apertura del Mar Rosso e avvenimenti che hanno causato cambiamenti climatici di quel tempo lì, le scimmiette che vivevano, ecco perché mi interessa vivere a Gibuti, perché c'è un lago, Lac Abbé, che è diviso a metà tra Gibuti e l'Etiopia, dal lato etiope. Hanno trovato quella scimmietta che è quella che ci ha fregato, la quale non poteva più trovare cibo sufficiente sugli alberi e ha deciso di andare giù. Un paleoantropologo francese, Yves Coppé, ha detto una frase straordinaria: il cervello è nato dai piedi. Sembrerebbe una cosa infame, ma tu prova a pensare a un animale che vive a quattro zampe. Quindi il suo orizzonte non è molto vasto, un poco del terreno alza un poco. Improvvisamente, quando tu ti metti in piedi, a un certo punto gli occhi vedono delle cose che il processore che aveva in testa non era capace di processarla e quindi ha dovuto aumentare. E quindi Perfetto, io ti devo interrompere perché il nostro tempo sfortunatamente a disposizione è terminato. Io ti pronto per ringrazio, qualsiasi altra volta? mi organizzerò per un'altra puntata, questo è certo. Io intanto ti ringrazio della tua disponibilità, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Che dirvi, se vi è piaciuto, vediamo di continuare questo esperimento che stiamo facendo su Meetup Europa. Detto questo, passo la linea alla regia. Grazie a tutti per la partecipazione e buona serata. Au revoir. Au revoir.